Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Volevo fare due paroline brevissime su quello che è, secondo me, il giocatore del prossimo anno. Secondo me sarà Douglas Costa, vi spiego il perché. Douglas Costa, come sapete, è un giocatore che in questi 2 anni ha giocato ad alti e bassi, cioè ha fatto vedere delle cose molto importanti, ma solo a sprazzi, senza una continuità effettivamente. Il primo anno ha fatto anche abbastanza bene, l'ultimo anno praticamente da dimenticare, contando che sostanzialmente ha giocato poco. Per un motivo o per l'altro, motivi dovuti a lui, quindi a come scelte anche di atteggiamenti e quant'altro, e pensiamo allo sputo di Francesco a ottobre-novembre, più tutti anche gli altri problemi che potrebbe aver avuto anche a livello comportamentale e così via, che magari non sappiamo, ma che secondo me qualcosa è successo. La seconda parte delle motivazioni riguardanti questo declino di Douglas Costa sono stati sicuramente gli infortuni, che è un discorso che lo riguarda da molti anni. Diciamo che nella sua carriera Douglas Costa ha avuto tanti infortuni. Juve o non Juve, già il Bayern Monaco, e gli ha condizionato sia la carriera in generale, perché comunque avrebbe potuto fare anche di più dal punto di vista delle prestazioni, e anche chiaramente quanto fatto alla Juventus. È un giocatore, come sapete, di strappo, quindi molto brevilineo, molto veloce, e che talvolta, forse anche per questo motivo, ha avuto problemi muscolari che l'hanno un po' condizionato, non tanto nelle prestazioni singole, quanto nel poter giocare effettivamente, perché spesso non era mai a disposizione. Quest'anno Douglas Costa si presenta già prima dell'inizio del ritiro, prima dell'inizio della stagione, in un modo particolare, comunque tramite i social. Douglas Costa è molto attivo sui social, ci sono però modi e modi di utilizzarlo. Quanto fatto Douglas Costa, seppur in modo totalmente tamarro, Douglas Costa è un tamarrissimo, chiaramente però nonostante questo, Douglas Costa si è intanto autoconfermato, ultimamente va di moda ufficializzarsi e confermarsi da soli senza che la Juventus intervenga. È successo con Ramsey, è successo con Demiral, che sono appunto i nuovi acquisti, è successo con Douglas Costa che si autoconferma. Poi chiaramente sappiamo che quello che dice il giocatore non sempre corrisponde alla verità, perché se domani la Juventus decide di metterlo in vendita, lo mette in vendita e troverà un accordo per appunto far andare via Douglas Costa. Nel momento però in cui stiamo parlando, sicuramente Douglas Costa è più sì che no, è più un confermato che meno. Lo stesso autoconfermarsi potrebbe far presupporre il fatto che in qualche modo Douglas Costa abbia parlato già con la società e abbia avuto garanzie, ecco, praticamente quelle, o piuttosto con un allenatore e così via. Sarri ha avuto benissime parole per tutti, in particolare per i giocatori molto tecnici, penso Douglas Costa. Quindi anche queste parole, per quanto possano essere prese con le pinze, perché chiaramente è ovvio che un allenatore si presenti facendo complimenti ai giocatori che allenerà, anche se non li allenerà, sicuramente fa ben sperare. Credo che Douglas Costa, anche tramite questi social, Instagram, Twitter, in cui ha postato delle foto in cui praticamente fa capire che si sta già allenando per la prima stagione, e anche il fatto di aver dato il bentornato a Buffon, col quale era molto legato, sono tutti indizi che fanno presupporre appunto il fatto che alla fine rimarrà sul serio veramente. Ma rimarrà non solo intanto in quanto componente della rosa, ma in quanto motivato a rimanere perché vuole far vedere quello che vale, quanto vale. Vuole far vedere quello che non è riuscito a far vedere in questi 2 anni se non a pochi sprazzi. Di Douglas Costa, pensando a Douglas Costa in questi 2 anni, ricordo ben poche partite in cui ha fatto Douglas Costa, perché per i motivi che ho detto prima, spesso non ha né potuto giocare né quando giocava effettivamente faceva bene. Perché? Perché è un giocatore comunque, tutti i giocatori cercano della costanza di rendimento tramite prestazioni in cui si gioca, perché chiaramente giocare aiuta a far bene, e soprattutto perché la maggior parte delle prestazioni Douglas Costa era sempre un subentrante dalla panchina, in cui è anche facile, in qualche modo, grazie alle sue caratteristiche, far risaltare anche il gioco di squadra, perché quando gli avversari sono più stanchi, un giocatore come Douglas Costa effettivamente può far diventare un problema tutto il discorso. Douglas Costa, secondo me, rimane ancora un giocatore da spezza partite, con una cosa, con un appunto in questo caso, che effettivamente con Sarri potrebbe imparare a diventare un giocatore titolare. Cosa dire imparare? Nel senso che con un giocatore che il problema vero e proprio di Douglas Costa, al di là di quelli già esposti, è che è un giocatore che non sa dosare benissimo le energie in 90 minuti. E spesso quando l'ha fatto, anche negli ultimi 2 anni, quelle poche volte che l'ha fatto, non è stato così decisivo e incisivo. Perché? Perché è un giocatore che appunto fa strappi. Quindi è appunto per queste caratteristiche è un giocatore che è sempre stato molto utile nei 20-30 minuti finali. Con Sarri però, se vuole un posto titolare, deve imparare anche a dosare insomma, le energie. Di strappi, ok, fare il Douglas Costa, ma con più cervello, più intelligenza, perché effettivamente in 90 minuti un giocatore titolare deve perlomeno garantire, non dico 90 minuti, ma o 70, 80 fatti veramente bene, poi magari essere lui sostituito. Quindi chiaramente in questo caso Douglas Costa si richiede un doppio sforzo, sia quello di tornare ai suoi livelli, di far bene concentrandosi, sia di capire anche lui stesso cosa vuole da lui e quello che può dare come apporto.
E quindi poi a sua volta far decidere a Sarri se diventare, continuare ad essere un giocatore da spezza partite o un giocatore titolare. Io spero che sia titolare perché nella scorsa è un giocatore che ho sempre amato, ma che purtroppo talvolta mi ha fatto un po' dubitare di lui per i motivi che ho elencato, un po' per i discorsi fisici, che spero che possa risolvere grazie alla preparazione ad hoc, un po' per i discorsi mentali, caratteriali, di quei limiti, paletti che si è sempre posto da solo con certi atteggiamenti, con certi problemi che ha avuto in questi 2 anni. Terlascosa è un giocatore che, per le sue caratteristiche, come sapete, in carriera è un po' scarsino dal punto di vista realizzativo, ha fatto pochi gol, rispetto a quello che poi avrebbe potuto farne, comunque un giocatore offensivo, un attaccante esterno, talvolta gioca anche dietro la punta, ma comunque è un giocatore offensivo, e quindi ha uno score molto, insomma, un po' così rispetto a molti suoi colleghi di stesso reparto, però ha un privilegio importante, quello di essere un assist importante. E in uno scacchiere come quello di Sarri, in cui si presume si possa essere un Ronaldo prima punta o un qualsiasi altro attaccante, chiaramente in questi giorni si parla un po' anche di Icardi, ma non vogliamo, cioè non è questo la sede in cui parlarne, chiaramente fino a qua non sarà un'ufficialità, ma anche lo stesso avere un Ronaldo davanti potrebbe essere della scosta la vera arma che innesca Ronaldo e quindi fare in qualche modo sia esaltare Ronaldo perché farebbe gol, si è trascosta perché farebbe magari il record di assist, cosa che lui è sempre stato molto bravo a farne, un assist man grandioso, e quindi mettere insieme due giocatori opposti, uno che fa gol e uno che fa assist, in qualche modo potrebbe essere veramente il top per entrambi. Quindi io spero che Douglas Costa sia effettivamente il primo acquisto in attacco, in uno scacchiere in cui negli ultimi 2 anni è stato poco utile in qualche modo, poco decisivo rispetto a quello che avrebbe potuto fare. Quindi speriamo che questo in quanto autoconferma social, questo in quel modo mettersi già in gioco prima dell'inizio, sia di buon auspicio, non solo post su Facebook e su Instagram lasciati così al caso. Sono molto fiducioso, io che specialmente in questi ultimi anni sono stato molto scettico nei confronti di Douglas Costa, però mi fa ben sperare, perché è un giocatore che effettivamente mi è piaciuto molto, per quanto poco visto, e che secondo me con Sarri potrebbe essere anche ulteriormente esaltato. Tutto secondo me però al di là di Sarri o meno dipende da lui, quindi negli ultimi 2 anni ha voluto fare una certa cosa, poi chiaramente condizionato da certi infortuni che sicuramente l'hanno limitato. Quest'anno sperando di limare i dati oggettivi, tipo gli infortuni che non è che puoi farci moltissimo, speriamo che possa metterci il suo in più, insomma, il valore aggiunto in più che gli consenta di diventare un titolare, ma un titolare decisivo, che è una cosa molto importante. Quindi bocca al lupo a Douglas Costa, sperando che diventi quindi il nuovo acquisto della Juventus. Forza Juve! E alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua.